Ci eravamo visti qualche ora fa, il caso di dire, dopo la sconfitta di Perugia, passata l'amarezza. No, l'amarezza passa se la settimana dopo riesci a fare il risultato, quindi è lì quando passa. A mente fredda, cosa non è andato a Perugia? A caldo avevi detto che insomma eri piuttosto deluso anche per l'approccio in un certo senso a questa partita. Ora a mente fredda, cosa ti senti di dire? No, penso ancora lo stesso, ma forse dopo aver visto la partita penso che abbiamo giocato meglio di quello che pensavo. Ci è mancata forse la cattiveria in nell'area, nella nostra area, nell'area avversaria, questo è quello che penso, ma noi purtroppo siamo una squadra che se non segniamo, visto sta che prendiamo tanti gol, quindi bisogna cercare o limitare i gol che prendiamo o fare ancora di più. A proposito di gol, sei arrivato a quota 6, un bel bottino per te. Oh sì, quest'anno a livello realizzativo sto vivendo la migliore stagione della mia vita, quindi spero di continuare su questi livelli perché quello aiuterà il Pescara a arrivare più in alto. Come si può inquadrare questa partita con il Venezia, una squadra che alterna buone prove a prove meno buone, ma che in trasferta ha perso solo a Crotone? No, in Serie B tutte le partite lo sapete già che sono difficili perché la prima perde con l'ultima e cioè, in Serie B può succedere di tutto, tutte le partite bisogna prepararle nel migliore modo possibile come facciamo sempre. Il Venezia è una squadra tosta che gioca bene, quindi bisogna mettercela tutta e provare a portare a casa i tre punti. Cercherete di far tornare a fruttare il fattore campo? Nelle ultime settimane all'Adriatico avete quasi sempre fatto bene. Sì, certo, a casa nostra giochiamo meglio, dico la verità, il campo è il miglior campo della Serie B per giocare, quindi noi con la squadra che abbiamo tecnica lo sfruttiamo al massimo, quindi bisogna seguire su questi ritmi in casa perché così si costruiscono i campionati. Per chiudere gli obiettivi del Pescara, insomma mancano 5 partite al finale di stagione, secondo te quale sarebbe la quota ideale di punti per chiudere il 2019? Quanti punti mancano? 15. 15, allora 35 punti sarebbe la quota ideale, quindi speriamo di fare il massimo possibile e poi i conti si fanno a aprile, marzo, è lì dove si iniziano a fare i conti. Noi adesso dobbiamo guardare partita dopo partita e lavorare duro e così arriveremo lontano.